Ehi, la ciurma, io sono Mazzatesta e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Scusate, era un mezzo stiracchiamento in corso. Cos'è che vuol dire? Ah, un'altra cosa di cui non vi ho parlato nello scorso video è che vicino al pianeta Tarantella ho messo un pianeta T1, Nafi, che ho reso un santuario della natura selvaggia. Perché? Perché così si possono depositare delle spezie senza che esse vadano perse. Tipo questa. Credo che sia un barile pieno di spezie rossa. Se per caso dovessi aver bisogno di spezie rossa o di depositare altre spezie, tipo la spezia gialla che non riesco a vendere per ora, ho la possibilità di depositarla là. Allora, cosa mi dice il tempo che vuole? Oh, Ipox sempre, Ipox sempre. Mi parlate solo di Ipox, basta. Ho conquistato nello scorso episodio, cioè tra lo scorso episodio e questo, il sistema, questo qua giù in fondo, che ci aveva creato un po' di problemi. E niente, qua c'è un pianeta, cioè il loro madre era un pianeta di spezie verde, che tra l'altro sono riuscito a mantenere con tutte le città sopra. Non le ho uppate, cioè non le ho messe a posto tutte bene alla grande, però... tra l'altro anche uno rosa. Questo rosso non me ne frega un Kaiser, però quella rosa non è male. E quindi è un'ottima produzione. Tra l'altro qua vogliono la viola al massimo. Sì. Come potete vedere ho venduto anche un po' di roba. Tra cui adesso la viola, che andremo a ricaricare in fretta, già che ci siamo. Se per caso dovessimo incontrare qualcuno. La viola era forse questo, sì. E quello su in cima. Allora, questo innanzitutto. Give us the viola, dacci la spezia viola e questo qua, ok. Così almeno 60 unità di spezia viola ce l'abbiamo se per caso qualcuno ne avesse bisogno. Tanto la riproducono in praticamente niente. E niente, qua ancora in corso la trattativa. Qua è il loro pianeta, nuovo pianeta madre. Là c'è qua non c'è una trattativa in corso? Allora stanno conquistando il tempo che vola però, sembra. Sì, infatti adesso è il tempo che vola. E quindi sono rimasti solo con due sistemi, gli Ipox. Questo e l'altro. Stabiliamo una rotta commerciale con questo prima che spariscano del tutto. Per vedere se riusciamo a giudicarcelo. Una rotta commerciale. Ok, perfetto, arrivederci. Intanto questo non ha neanche molta roba sopra, è un T1. Sì, gli Ipox sono praticamente estinti ora come ora. Restano loro solo due sistemi e boh. Detto questo, che cosa andiamo a fare in questo episodio? Vorrei andare a vedere un po' Santa Claus come stanno, se si sono espansi un po'. No, avevamo visto un altro buco nero da quelle parti, se non ricordo male. Ecco questo, vorrei andare a mappare questo buco nero, vedere da che parte ci conduce. Ah, siamo rimasti tra l'altro anche senza alleati per il fatto che appunto sono stati distrutti tutti durante l'ultima guerra. È stata lunghissima e mi ha dato molte vittime. Allora, adesso vediamo dove siamo sbucati. Dove siamo sbucati? Dove siamo sbucati? Siamo praticamente al centro della galassia. Oh, santi nomi, questa potrebbe essere una cosa molto interessante. Abbiamo un po' di energia da raggiungere il centro della... cosa succede? Avvicinandoti al centro della galassia, programmare il percorso attraverso i pozzi di gravità di nubi stellari è sempre più difficile. Il raggio di movimento è diminuito per garantire maggiore precisione. Ah, ok, quindi non possiamo muoverci più di tanto. No, non possiamo muoverci proprio un case di nulla. Nel senso che qua... Cos'è? Cosa sono quei simboli là? E non posso muovermi praticamente da nessuna parte. C'è qualcuno? Hai violato il territorio dei Grox. Dacci una ragione valida per non annientarci. Ecco, li abbiamo trovati i Grox. Adesso ci attaccheranno a vista praticamente. No, non posso andare di qua. Non posso andare di qua neanche, vero? No. Andiamocene via. Ma sono tenerissimi, siamo in guerra, lo sterminio della tua specie sarà più semplice se non porti resistenza. No, adesso voglio andarmene, scusate, ma è stato un piacere. Torniamo a casa.
Ok, abbiamo scoperto che abbiamo un buco nero vicino che ci conduce proprio praticamente in braccio ai Grox. I Grox li abbiamo trovati, allora perché ci continua a restare la missione trova i Grox? Li abbiamo incontrati, sono laggiù in fondo, sono qua. Sono proprio là al centro della galassia. Allora, torniamo un attimo a casa a ricaricare un po' le batterie dell'astronave perché sennò qua non ci sopravviviamo molto. Allora, gli human hanno preso degli altri sistemi, ho visto. Allora, vediamo. Ricaricare. Vediamo se commercio. Sì, la viola loro la vogliono. Ok, ottimo. Adesso credo che dovrò andare a riprendere, ma non ne ho. 2, 4, 6, quanti no? 2, 4, 5. Sì, mi manca solo la viola, ma non so se l'hanno già riprodotta in numero di 30 e 30, perché potrebbe essere un problema quello qua. Però c'è Melilla. Beh, 24 comunque, già un discreto numero, eh. Ci siamo assentati solo un attimo dopo averne venduto gran numero nello scorso commercio. E 24 anche qua, ottimo. 48 non è un cattivo numero. Vorrei andare a vedere se per caso riusciamo a trovare qualcos'altro esplorando, eh. Oltre a quel buco nero che ci porta laggiù in centro, vediamo se troviamo qualche altro impero, non lo so. Qualche altro. Abbiamo trovato Peter Griffin. Oh, santi nomi. Ok, allora parliamo con Peter Griffin, vediamo cosa ci dice. Ok. Sono di mozzo, vengo in pace. Ok, perfetto. Commercio, loro hanno qualcosa di interessante che vendono? No, sono come l'impero minor. Niente di che. Volete per caso la spezia? No. Non vogliono un Kaiser. Il loro pianeta madre che. No, è gialla, non ce ne frega neanche un Kaiser. Non vale neanche la pena di conquistarglielo così tanto per rompere le scatole. Vediamo un attimo se riusciamo ad andare un po' più in qua, a vedere, a trovare qualcosa. No, non vedo niente da queste parti. Ah, dovrei andare più che altro in là, forse. Ci sono delle distanze immense qua da queste parti. Arriva una trasmissione da qua. Salve, Impero Clark. Chi va là, amico o nemico? E siamo amici. È un onore. Ciao, cosa sei speciale? Uè! Ancora meno la vendo la colonia, un quarto del normale. Mi piacciono queste, mi piacciono da morire. Più di Santa Claus. Generatore atmosferico, niente. Wow, sì, questo cos'è? Adunate, chi mi ha raccolto le navi alleate fa aumentare i danni che infliggono per un breve periodo, ma non mi interessa. Le altre sono modellazioni planetarie, boh. Niente, no, le colonie però mi piacciono un sacco qua. Che costano nulla, nulla, rispetto a quanto le pagavamo prima. Le costano la metà di quanto le pagavamo prima. Diplomazia, ma io farei una missione per loro, più che altro, dai, tanto ci siamo presentati, la pensiamo allo stesso modo. Serve che faccia qualcosa? Una colonia vicina è stata attaccata da creature mostruose. No, nessun'altra domanda. Voglio andare subito a fare la missione per vedere che cosa. Qua su Kilisei. Non è abitato, quindi sarà. Ah, spiriti inquieti. Ma non lo so come mai, da quando abbiamo fatto quelle avventure galattiche là, ci è sbloccato delle missioni serie. Degli orbiti di Shabol stanno attaccando un piccolo villaggio, percorre la via dello spirito per riportare la Moronia in questa terra. Scendi, ok. C'è stato prima quel punti di esperienza gratis. E poi hanno iniziato delle missioni serie. Ciao, la scorsa notte la piccola città di Walls è stata attaccata dagli orribili Shabol. Scopri il motivo di questa aggressione, cerca di fermarla.
Ci serve aiuto, sono qui per voi. Che gli antenati siano arrivati, sei arrivato. Ogni notte i Shabol scendono dalla cunetta con il villaggio, la gente in preda al panico. Sono sicuro che il druido fuori di testa che si gira nei pressi del villaggio ha qualcosa a che fare con tutto questo. Non spiega niente sui Shabol, potresti aiutarci? Sì. Allora, andiamo a vedere un attimo il druido, là. Alla fine della città cosa vuole? È lui il vecchio druido, sì. Straniero, salve. Si vede che gli abitanti sono nel panico. Fanno bene. Dalla collina arriverà presto qualcosa di tremendo, ma sento che tu possieda un'armonia interiore necessaria per ripristinare l'equilibrio. Seguimi fino al cerchio, ti dirò di più. Fai strada. Vabbè, devo andarci da solo, ho già capito. Non mi piacciono questi suoni, però, Devi seguire la via dello spirito, straniero. Ecco, prendi la mia asta dello spirito, usala per incanalare la tua energia interiore, così sarai sempre al sicuro. Ora vai, straniero, non c'è alcun bisogno di temere né di combattere, affidati alla tua armonia interiore. Sì, ma dammi la asta dello spirito. Vabbè, ci vado lo stesso, vediamo che... Ma da che parte devo andare? Sento delle voci che non mi piacciono. Mi dai sta asta dello spirito! Oh, alleluia! Sono cattivi ma non mi attaccano. No, ma mi dice che devo andare indietro. Ma dove devo andare quindi? Di qua forse? No. Mi sto perdendo. Allora, torniamo indietro. Ah, là dietro devo andare. Di qua? Ma no, ma... devo fare il giro di là per forza. Ma è strano perché mi sembrava che portasse lontano invece. Vabbè, fidiamoci della strada e seguiamo la strada. Lento, lento, lemme, lemme. Ma non attaccarmi, sono buono io. Lasciatemi in pace. Si gira di qua, dove andare? Di qua forse. Ma perché mi attaccano? Ha detto che non mi avrebbero attaccato. Bella sta asta, eh. Andiamo, allora, parla con sto uomo. Sì, va bene. Andiamo.
Raggiungiamo di nuovo il nostro vecchio sciamano, andiamo nel cerchio, ci facciamo dare il bastone. Ma come lo straniero dovrebbe darsi una mossa? Sono già qua. Adesso devo parlare con lui, parliamo di nuovo con lui, dammi sto affare, ok. Sì, ma dammi il bastone. Ok. Bisogna solo aspettare, aver pazienza. Adesso andiamo di là, veloci, 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 veloci. Possibilmente senza dar fastidio a nessuno. Ma lasciatemi in pace. Mi stanno già facendo un danno cane. No, non mi ha fatto male. Non mi fanno male ora, perché? Devo andare qua? No, non devo andare qua. Di là, appunto, prima avevo preso la strada giusta, mi sembrava. Forse era stato un bug, probabilmente sarà stato un bug quello di prima, quello che mi faceva morire lo stesso. Anche perché ora mi attaccano ma non mi fanno danno. Oh, cos'è questa nebbia? Quindi cosa devo fare io? Usa l'asta del potere per distruggerlo così? È sparito. Torna dal druido, ma adesso non sono più immune, eh. No, 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 sto prendendo la strada sbagliata. Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace, lasciatemi in pace. Non mi picchiate, per favore, per carità, non mi picchiate. Se mi buggo, mi picchiano ancora di più. Via, 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 via. Damos, 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 damos. Oh, comunque tutti sti mi sento comunque sempre correre e scappare via, eh. Anche in quella scorsa, quella del lama d'oro. Tutti malvagi e io a correre. Corri, 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 corri. Ho anche solo 40 di vita, se per caso mi... Santi nomi. Mi colpiscono un paio di volte e sono giù, eh. Quindi... Parliamo col druido. Blox, dove è andato il druido? Ah, è qua. Ah. Lo straniero è vivo? Ce l'hai fatta, hai purificato la foresta. Sapevo che il tuo spirito interiore era potente. Addio, straniero, almeno per ora. Ricorda di conservare la fede e di seguire il sentiero per trovare la tua unica vera via. Addio. Yeah, concluso. Boh. Pensa al balletto, me frega un Kaiser. Fatto. Perfetto, ora possiamo tornare dai nostri carissimi amici qua. Dov'è che erano? E andare a riferirgli che tutto va bene, a riferir loro che tutto va bene. Tra l'altro il loro sistema principale è composto da un solo pianeta. Commercio, vediamo se hanno qualcosa. Ah, adesso sono molto amici nostri, allora direi diplomazia. Ok, perfetto, ora sono nostri alleati. E questo... Oddio, Devoldi. Dov'è Devoldi? Dov'è Devoldi? Dov'è Devoldi? Laggiù in fondo, devo tornare fino laggiù. Quelli sono quelli che abbiamo incontrato prima. Scusa, ma andiamo un attimo a casa prima.
Con il tizio che ci segue, allora, ricarica un attimo delle astronavi aliene. Spero che non siano i Grox sto giro. Arriviamo, 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 arriviamo. Lui? No, De Voldi, è lui De Voldi. È un spezia rosa, tra l'altro. L'avremmo conquistato qualcuno e ce ne siamo anche dimenticati. Dove sono questi ufostili? Questi sono gli ufostili, suppongo. Sì. No, sono i Grox. Scusate, non posso andare di qua. Mannaggia, quanti sono! Spariti? Che è successo? Oddio! No, è un T1 libero, vuol dire che mi hanno distrutto tutto i Grox. Santa paletta! Santa paletta! E non abbiamo neanche raggiunto il centro della galassia. Spero che non siano loro, spero che non siano loro, spero che non siano loro. Vai, 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 vai. Un fastidio, ho paura proprio che siano i Grox. Dove sono? Ah no, sono andati via. Porca di una miseria, che infarto! No, non voglio niente, oh, niente. Porca di una miseria, mi hanno distrutto un sistema però. Non mi piace questo, dovremmo andare a risolvere la questione dei Grox il prima possibile, anche se so che sarà molto dura perché sono molto 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 tosti da sconfiggere. No. Boh, detto questo è passato abbastanza tempo, quindi io direi che salviamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Buona giornata a tutti. Ciao!